sarà piacevolissimo come mi renderete conto tra poco. Prego. Signore e signori, buonasera. Mi presento, sono il professor Roberto Caverna, segretario dell'Accademia Teretina. Abbiamo fatto questo incontro per presentare la nostra rivista. L'abbiamo presentata fino a Frosinone, poi l'abbiamo presentata ad Alvito e oggi la presentiamo a Pedro per due motivi. Primo perché 4-5 articoli parlano di Pedro, sono interessanti, specialmente uno. E poi perché cerchiamo di trovare nuovi soci aderenti, perché con il Covid-19 sono morti tanti soci, ne sono venuti meno perlomeno una quindicina. Quindi riprendiamo questa attività dopo tanto tempo, dopo praticamente 2 anni. Speriamo di riprendere normalmente. Prima facevamo degli incontri mensilmente relativi a ricerche storiche e altre attività culturali e anche uscite, visite didattiche, eccetera. Faccio un po' una breve storia dell'Accademia Teretina. L'Accademia Teretina è stata fondata dal preside Giuseppe Sperduti alla fine degli anni Ottanta, con alcuni collaboratori, in primis con il sottoscritto. È stato aggiunto l'aggettivo Teretina, che deriva dal fiume Trevus, Sacco, il quale scorre attraverso il cuore della sociabilia. Lo stesso aggettivo qualifica la tribus teretina, una delle 30 e passa tribù in cui era diviso lo Stato romano, comprendendo il territorio che va dai castelli romani a Cassino e a Latina. In queste due ultime città sono stati trovati frammenti lapidei in cui è inciso chiaramente tribus teretina. Gli abitanti di questo territorio, con cittadinanza romana, andavano a votare a Roma in Campo Marzio, dove c'erano gli uffici delle varie tribù, con gli elenchi dei cittadini romani aventi diritto di voto. L'obiettivo del fondatore e dei collaboratori era quello di fare ricerche storico-archivistiche alle fonti stesse, per valorizzare la storia, i fatti, avvenimenti, personaggi che con il loro ingegno hanno dato lustro al nostro territorio e quindi pubblicarne i risultati con una rivista. Da qui la fondazione della rivista Teretum, termine liberamente dedotto da Trerus, come è spiegato anche all'interno del primo piatto, ossia della copertina dell'ultimo numero, numero 31. L'associazione è riconosciuta ufficialmente ed ha anche uno statuto con un presidente, un segretario, un consiglio direttivo e di redazione. In pratica però il segretario coordina un po' tutto, sarebbe sottoscritto. La nostra rivista è stata fondata nel 1990 con la prima pubblicazione. Siamo attualmente arrivati al numero 31. Fino all'inizio il segretario è stato il fondatore della nostra associazione, Giuseppe Sperduti, ma in seguito alla sua malattia e morte ho preso e tenuto fino ad oggi la direzione di tutta l'associazione, pur con l'avvicendarsi dei presidenti. Prima dell'era Covid-19, anno 2020, quasi ogni mese o in alternanza abbiamo organizzato con il presidente un convegno o un incontro culturale al mese, o due volte però all'anno, a secondo, due volte all'anno con visite didattiche a siti archeologici o a città di interesse storico-artistico. Purtroppo il Covid-19, la malattia e la vecchiaia ci hanno privati di tanti soci che davano il loro contributo culturale con articoli ed economico con l'offerta volontaria annuale di 15 euro. Infatti noi ci autofinanziamo versando ciascuno un contributo di 15 euro ogni anno destinato alla pubblicazione della rivista. Ogni socio inoltre ha diritto a collaborare con lavori, ricerche ed altro. Con l'adesione ultimamente alla nostra associazione del professor Luigi Ricciardi, qui presente, sempre attivo, pieno di entusiasmo e di iniziative,
vogliamo dare un nuovo impulso alla nostra Accademia, invitando noi soci dei paesi vicini a collaborare, offrendo loro la loro disponibilità e capacità per dare una nuova linfa, nuove forze e nuove prospettive, con il fine di evidenziare e diffondere la ricchezza culturale e artistica però della nostra provincia e di tutto il sud del Lazio. Adesso vi presento alcuni articoli brevemente. Il nostro presidente Lino Di Stefano è morto di Covid praticamente due anni fa, scomparso di recente in seguito a Covid-19, è stato gratificato con due contributi da parte dei professori Pier Francesco Bruni e Gabriele Mattacola, qui presente, il primo dei quali mette in evidenza tutti i suoi interessi per la cultura e in particolare per la filosofia, soprattutto il suo interesse per il filosofo Giovanni Gentile. Il secondo invece sottolinea la sua carriera scolastica, la sua attività culturale nell'ambito dell'attività dell'Accademia Tiretina e di studioso di varie discipline con notevoli contributi nel campo storico e filosofico, contributi assai qualificanti rappresentati da libri e da numerose pubblicazioni monografiche. Parecchie polemiche ha suscitato la questione Shakespeare, drammaturgo inglese, ritenuto da vari studiosi di origine italiana. Il primo ad averne l'intuizione, ad iniziare tutta la questione, è stato Santi Paladino, calabrese di Scilla, il quale con una serie di prove molto convincenti dimostra che il poeta inglese non è altro che Michelangelo Florio Crollalanza, pseudonimo di Crollalanza, ovvero Shakespeare, che Shakespeare è la traduzione di Crollalanza. Shakespeare è Shakespeare, Spear, Lancia. Il nostro Rotundo, i due libri, l'uno a completamento e aggiornamento dell'altro, tratta tutto il problema. Ne avevo fatto la recensione 3 anni fa, ma a causa della pandemia non è stato possibile riferire nei nostri abituali incontri mensili. Tuttavia la stessa recensione è leggibile nella presente rivista numero 31 a pagina 110. L'abbiamo pubblicata per farla conoscere a tutti, brevemente. Poi ci sono i libri del professor Rotundo. Breve, ma molto commovente l'articolo del nuovo presidente Francesco Sarra, dal titolo Un ritorno pieno di speranza, ricordando il segretario e il presidente Di Stefano, con il pensiero va alle nuove iniziative per la vita dell'associazione, cui vuole dare nuovo impulso dopo la crisi della pandemia, con attività rivolte sempre alle nostre tradizioni storiche. C'è poi l'articolo del nostro socio Enzo Catenacci, da poco rapito a noi perché affetto da malattia, Covid anche lui. Ha avuto una malattia, poi ha preso anche il Covid e quindi se n'è andato. Ha voluto impreziosire la nostra rivista con un contributo assai originale, una serie di racconti sempre ispirati a fatti reali, con la presenza di un sottile umorismo alternato da continua vivacità ricca di umanità, i quali danno l'idea concreta di preziosi fiorenti francescani. Sempre in tema di francescanesimo, ho voluto per così dire storicizzare i vari pellegrinaggi fatti a chiese, santuari francescani per opera dei cappuccini del convento San Giuseppe di Veroli, con l'obiettivo precipuo non solo di fortificare la loro fede, ma anche per fare socializzare i veronani dispersi nelle varie contrade, visitando da pellegrini mezza Europa e uscendo dai recinti paesani con una spesa accessibile alle varie classi sociali. Difatti
L'articolo è preziosito da una fotografia fatta nel 1966 a Vienna, dove ci sono molti visi di persone che conoscete, voi qui presenti, ma ci sono anche persone che purtroppo sono scomparse, sono passati tanti anni, 66, infatti i conti, vedete un po'. Segue poi... Un altro articolo che mi sono permesso di commentare, il nostro socio dottor Fabrizio Girolami, con il suo articolo, ha dato un prezioso contributo alla nostra rivista Teletum relativo alla visita ufficiale il 26 gennaio 1924 a Frosinone dal re Vittorio Emanuele III per presenziare alla cerimonia per l'inaugurazione del monumento ai caduti frusinati della prima guerra mondiale. In base alle notizie giornalistiche del tempo, il re è giunto da Roma alla stazione di Frosinone alle ore 9.15 a bordo dell'automobile Fiat 510 Torpedo con l'aiutante di campo generale Arturo Cittadini. Fu accolto dal ministro Luigi Federzoni e dal commissario prefettizio Raffaele Palladino e da numerose altre personalità, tra le quali l'onorevole Giuseppe Bottai, e da una gran folla di cittadini. Un mutilato di guerra e un bambino orfano offrirono fiori al sovrano. Successivamente il corteo si diresse a Frosinone Alta, sempre acclamato dalla folla lungo la via, con bandiere e fiori alle finestre. Al quartiere Sant'Antonio la macchina passò sotto un grande arco con la scritta a caratteri cubitali Frosinone al re soldato. Proseguendo nell'itinerario attraverso Corso Vittorio Emanuele arrivò a Piazzale, noto allora come Giro dei Cavalli, proprio alla destra della chiesetta attuale di Santa Lucia. Era situato proprio il monumento ai caduti e ora non c'è più, perché è stato distrutto dalla guerra e hanno costruito un palazzo con il bar Triticum. L'amministrazione comunale, fin dal 1923, aveva deciso di erigere in quel luogo il monumento ai caduti della Grande Guerra. A tale luogo incaricò l'architetto ingegnere di fama internazionale Fazzani, autore anche dell'edificio scolastico Tiravanti e di altri monumenti ai caduti sparsi in Italia, il monumento formato da una statua femminile con scudo, alta 2,70 m, con piedistallo di marmo, recava la scritta «Frosinone ai suoi figli caduti per la patria». Alla base, con una fontana di forma circolare, completava il monumento. Tolto il velo al monumento, al segnale del re, il vescovo di Veroli, il monsignor Luigi Fantozzi, impartì la solenne benedizione. L'ex sindaco di Frosinone, avvocato Piero Gizzi, pronunciò un discorso di ringraziamento al re. Erano presenti tutte le autorità della provincia, il ministro Bottari, Federico Federzoni e molti altri con numerosi sindaci della zona. Successivamente il re si recò al piazzale del distretto, accolto dalle associazioni varie, e subito dopo al palazzo della sottoprefettura, dove il commissario prefettizio gli presentò le autorità. Il sovrano per ben due volte si affacciò alla loggia del palazzo acclamato dalla folla. Purtroppo il monumento è stato distrutto dalle bombe durante la guerra. Si è salvato solo la scritta del basamento, che poi è stata collocata al nuovo monumento ai caduti realizzato da Umberto Mastroianni al Curvone giù all'inaugurazione da parte del presidente Andreotti. In sostanza il lavoro del nostro socio è molto preciso e articolato, condotto con passione e sicurezza, sempre comportato da documenti di origine archivistica e giornalistica. A proposito del ministro Bottai, vorrei aggiungere un episodio di carattere personale che nella famiglia di mia moglie Renna si tramanda. Bottai era un deputato
del commercio di Frosinone, quindi veniva spesso a Frosinone. Ed era amico del padre di mia moglie, il due Renna, Mario Renna e Luciano, Francesco, il padre di Luciano Renna, il giornalista. Una volta è stato ospite di questi due, si è fermato anche a dormire e hanno notato che la sera tardi aveva lasciato le scarpe fuori dalla camera. Hanno notato che le scarpe erano sondate. Allora tutti e due le hanno prese, le hanno portate da un calzolaio che in una nottata le hanno isolate e ovviamente è stato pagato il doppio del compenso. E la mattina l'onorevole Bottai se l'è trovato belle isolate. Ecco, con questo mi fermo per dare posto agli altri.